Logitech G923, video tutorial per pulire per bene, amici miei, la pedaliera. Sigla! Allora ragazzi, cominciamo. Io sono molto pigro, quindi non ho neanche avuto voglia di smontare il volante e l'ho lasciato montato su qui. Se siete pigri, anche voi come me, fate uguale. Se invece siete persone che vi piace fare questi lavori e passare una giornata intera, fate in maniera diversa e scrivetemelo nei commenti, ma guardate lo stesso il mio video, ragazzi. Allora adesso andiamo a prendere la chiave e svitiamo le viti qua sotto. Ci vediamo tra poco. Ecco ragazzi, allora abbiamo smontato la pedaliera dal supporto, usiamo i prodotti che poi lascerò i link in descrizione, le chiavette, e adesso andiamo a smontare le tre pedanelle con le brugole in questo modo. Ci vediamo alla fine. Una volta svitate, praticamente viene fuori così, con le vitazze. Dietro una specie di pasta, una colla. Andiamo a svitare l'ultimo insieme. Dovrebbe usare due mani. Una, sto filmando. Un po' duretta. Abbiamo svitato anche l'ultimo pedale, li mettiamo di qui con le viti, la chiave. Ok, adesso il passaggio da fare dopo è di smollare le viti a stella. Ok, andiamo a smontarle. Ok, andiamo a prendere il nostro cacciavitazzo 225 PH 1x80. E andiamo a svitare le vitazze. Allora, io credo che sono queste qui. Allora, aspetta che vi faccio vedere. Questa. Perché queste sono quelle attaccate dove ci sono la parte interna del pedale. Quindi adesso le smonto, tanto vabbè, non è che sia un'operazione da far vedere nel video, e ci vediamo alla fine. Allora amici, abbiamo smontato tutte le vitazze, io le lascio così, tanto vabbè, sono tutti viti uguali, potete anche intercambiarle, però ho fatto tipo uno schemino di come smontarle, così almeno non faccio fatica a smontarle dopo. Eccolo qua, e niente, adesso procediamo. Allora amici, ci sono due viti. Allora, se l'avete così anche voi, ci dovete sbloccarlo, e ci sono due viti qua dietro che tengono il pannello. La regola dovrebbe venire fuori. Esatto, attenzione al filo, per capire. Allora, attenzione perché è così. Un po' e lo appoggiamo qua, visto che
Allora, questi sono i potenziometri. E guardate, nonostante la pulisco abbastanza, come è sporca. Adesso andiamo a pulire tutto con il nostro bel aspiratore e poi vediamo se risolviamo il problema. Di fono insieme all'aspiratore. Ok, diciamo che forse più di così non ce la si fa. Adesso prendo un pennellino e dopo insieme vediamo con l'aria. Allora, se anche voi avete una moglie che usa a livello industriale i pennelli, io gli frego sempre i pennelli a lei. Allora, dopo apriamo la bomboletta. Direi che a livello di aria compressa siamo a posto. Adesso andiamo di svitol. Con l'aria compressa, ragazzi, non soffermiamoci sul potenziometro, ma più che altro sulla parte qui. Attenzione che la compressa comunque ha dentro l'aria, ha dentro un po' d'acqua, ha dentro l'aria. Adesso andiamo a prendere lo svitol. Ok, andiamo a pulire i contatti. Ok. Vabbè, lì sono cavetti che vanno, quindi abbiamo pulito i potenziometri. Abbiamo pulito la pedaliera, adesso asciugo un po' la fangazza che ci è rimasta dentro lì e rimontiamo. Speriamo che ho risolto il problema. Questa è un video pulizia, ma anche ho un problema che il pedale del freno ogni tanto fa stupid. Va bene, adesso andiamo a rimontare. Allora ragazzi, io ho notato, attenzione bene dentro dove c'è gli ingranaggi, pulite bene lì perché era tutto sporco il mio. Adesso sono praticamente a posto. Ok, l'ho pulita tutta, gli ho messo lo svitol e adesso andiamo a montarla. Ok. Ok, siamo all'ultima vite.
adesso i ghigliettini e i pedali, sperando che la pasta non sia un problema. Perfect zone. Io ringrazio Amazon dei prodotti che sono arrivati in un giorno, grazie al Prime, e mi raccomando di seguire il mio canale su Twitch, ragazzi. E queste me le ha comprate la mia bella mogliettina, che è uscita e mi ha comprato le chiavi, perché sinceramente trovavo tutte le misure tranne quelle. Allora, avevo bisogno di un set di chiavi nuove e vanno benissimo. Mi ha preso queste con il cosettino, che si può anche girare per aprire e chiudere. Tiriamo forte, perché poi se dobbiamo riaprirle sono dolori, È una chiave piccola. Mi raccomando, amici, di mettere sempre le chiavi al posto, Ok, vabbè, si sono sbiforate un po', però niente. Allora, adesso andiamo a montarlo sul supporto. Ok, andiamo a montare le quattro viti sul supporto. Lo spostiamo un po' più qua. Io vedo un po' e poi si dà una chiusura. Ok, questo, ragazzi, non si muove più. Chiavi al posto. Ok, ragazzi, adesso infiliamo dentro grandissimo Zanne Boy, vai! Perfetto, e andiamo alla prova con... no, Mod Runner, ma magari con Gran Turismo. Ecco, ragazzi, allora andiamo a vedere le opzioni dopo aver pulito per bene la pedaliera. Beh, una bella pulita anche al volante, però è stato solo un ripristino della pedaliera. Calibrazione pedali, ripristiniamo, vediamo un attimo i pedali. Ok, fino in fondo e fino in fondo anche questo. Adesso vai pure lì a vedere. Allora,
fai vedere proprio quello, ok, da 12. Come mai parte da 12? Aspetta. Ah, ok. Ah, mi ha tenuto le impostazioni. Ripristina, non è ripristina. Vabbè, ok. Allora, quindi al massimo, minimo al massimo, quando schiaccio il pedale e la frizione, non, il freno non si accende più, anche se faccio un sacco di cose stupide, dovrebbe andare bene. Adesso andiamo a provarlo, aspetta, andiamo a provare un pezzettino, ma breve, di gara, così possiamo salutarci. Ok, andiamo a provarci un pezzettino del mio circuito preferito, che è Monza, e anche perché siamo in Italia, tanto non è che devo correre, devo soltanto vedere se funziona il pedale del mitico G923. Andiamo. Mamma, che bella sta macchina, la 4C, e che bella la livrea dell'amico Sharder, eh? Ok, frena tutto, accelera tutto, non si accende l'ABS mentre vado, dovrebbe essere completamente riparato. Ok ragazzi. Bene, allora, ragazzi, spero che questo video tutorial vi serva anche a voi per pulire il vostro Logitech, soprattutto se avete problemi come il mio, che andava da solo il pedale del freno. Quindi mi raccomando di mettere mi piace, commentate il video e tutti gli altri, iscrivetevi al mio canale YouTube, ma ho anche un grandissimo canale Twitch dove faccio le live, eh. Mi raccomando di seguire il mio canale Twitch e anche Facebook, Instagram, TikTok, Discord e tutti gli altri. Ciao ragazzi, al prossimo video tutorial e grazie per aver visto il video.